Ciao a tutti, sono Surfa e come ogni lunedì eccovi una nuova puntata di Curiosity. Oggi vi parlo di un personaggio che in tantissimi mi avete suggerito nei commenti dei miei video. Si tratta di un rapper che è misteriosamente scomparso la notte del 13 settembre del 1996 a Las Vegas. Sto parlando di Tupac Shakur, che ha pubblicato 24 dischi, di cui 12 in studio, 2 live e 10 raccolte postume. Su di lui corrono tantissime voci e quindi 10 curiosità su Tupac. Nonostante sia un simbolo della West Coast, il rapper è nato ad Harlem, New York. Si è trasferito nella costa ovest quando aveva 17 anni. Anche se in tanti pensano che si chiami Tupac Shakur, il suo vero nome è Lesan Parish Crooks. La madre Penny gli ha cambiato nome quando già aveva un anno. Per dare vita al disco The Donkey Illuminati, The 7 Day Theory, il rapper ha impiegato 3 giorni per scrivere testi e 4 per mixare l'album. Tra le fiamme di Tupac troviamo la cantante Madonna e l'attrice Jada Pinkett. Prima della faida tra West e East Coast, Tupac e B.I.G. erano dei grandi amici. Tupac è il primo rapper della storia ad arrivare primo in classifica con un disco mentre si trovava in galera. L'album in questione è Me Against the World. Prima di intraprendere la carriera da rapper, Tupac faceva il ballerino per il gruppo Digital Underground. Quando Pac ha iniziato a rappare, il suo nome d'arte era NC New York. A Tupac era stata offerta la parte di Bubba in Forrest Gump, quando il rapper lesse il copione rifiutò l'offerta perché non lo trovò interessante. Quando il rapper morì, le sue ceneri furono fumate insieme a della marijuana dai componenti degli Outlaws, il gruppo di cui faceva parte Tupac. E queste erano le 10 cose che forse non sapevate su Tupac. In molti sostengono che il rapper sia ancora vivo e su internet trovate la famosa teoria del 7 che è molto interessante. Scrivetemi nei commenti che cosa avete scoperto, taggate i vostri amici, questi sono i link da seguire, questo è Surfa, la settimana prossima, Curiosity.